Eccoci o migliori, eccoci, ci vedremo ancora sicuramente perché è una giornatona. Vi ricordo come sempre di commentare numerosi qui sotto, di lasciare un bel like, iscrivetevi qui, attivate la campanella. Allora, non convocati Jovic e Bennacer. Jovic ufficialmente per lombalgia, Bennacer per gastroenterite, guarda caso. Entrambi possono partire da qui a mezzanotte. Attenzione perché Milan domani convoca Camarda con Okafor, saranno gli unici attaccanti perché non ci sono i tempi tecnici per Tammy Abraham, che doveva essere iscritto entro oggi alle ore 12, giornata di vigilia. Quindi domani soltanto Okafor e Camarda come attaccanti. Ha parlato Fonseca, che ha detto su Ebram, ne parlo solo quando è ufficiale, non parlo di cose non ufficiali. Su Rabiot non parlo di cose non ufficiali. E la risposta lascia intendere che effettivamente si può concretizzare qualcosa. Pensate che il Milan ha chiesto un incontro a Mamma Veronique per provare a trovare l'accordo finale, definitivo, per Rabiot al Milan. Per quanto riguarda Bennacer in uscita, non convocato, ovviamente la versione lascia il tempo che trova, perché il giocatore può partire. Proposta di prestito dall'Atletico Madrid, proposta di prestito anche dal Marsiglia, che però non vorrebbe pagare, avendo Bennacer un ingaggio pesante. Il Milan si aspetta altre proposte, tratta l'uscita e confida di trovare una soluzione a Ismaël Bennacer per poi inserire Adrien Rabiot, con cui evidentemente c'è un dialogo ben avviato, altrimenti il Milan non darebbe il benestare all'uscita di Bennacer, che è probabile, se arriva con le condizioni giuste, una squadra a prenderselo. Quindi sta succedendo davvero di tutto. Per come ha parlato Fonseca, effettivamente su Rabiot sembra essersi un po' lasciato andare, nel senso che dice non parlo finché non è ufficiale, quindi può diventare davvero ufficiale. Vediamo cosa succede. Domani appunto Milan avrà diversi giocatori del Milan futuro, per un motivo o per l'altro, insomma, ci sono delle defezioni. Vediamo come va l'incontro con Mamma Veronique, secondo me è molto significativo. Commentate, lasciate un like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella. Grazie e a dopo!